questo tema vorrei riprendere un po' i valori che sono quella via che ci conducono poi a prendere queste decisioni di cui stavate parlando. Quindi io vorrei invitare Letizia Maria qui a condividere con noi un pensiero proprio su quello che viene chiamato nuovo umanesimo e per lasciarci anche uno spunto per continuare questo dibattito. Letizia Maria è una studentessa attualmente dell'indirizzo Scienze Politiche e vuole condividere con noi questo pensiero che ritengo importante. Buon pomeriggio a tutti. Si parla spesso in questi tempi di nuovo umanesimo, ma sono passati quasi 10 anni da quando abbiamo cominciato a interrogarci sull'urgenza e l'importanza di quest'ultimo. Ragionare oggi di un nuovo umanesimo vuole dire pensare ad un passaggio epocale, una rottura drammatica di paradigmi, un salto per il quale bisogna fronteggiare ostacoli di immensa portata. In questo senso, il nuovo umanesimo può diventare davvero il nostro orizzonte politico-culturale. L'iniziativa nasceva dal bisogno di lanciare un allarme rispettoso, in particolare alla pericolosa deriva del clima ambientale e sociale nel paese ancora oggi. Uomini di governo che si scagliano contro i più deboli, che agitano senza difficoltà le corde della xenofobia, che gonfiano le vene del razzismo. La rabbia sociale alimentata dallo stesso potere pubblico tende a traboccare in rabbia diffusa e in manifestazioni d'odio. I social, in questo contesto, sono diventati con inquietante frequenza strumenti di espressione di distinti intolleranti, di trasmissione di vere e proprie incitazioni all'odio e all'aggressione. Il nuovo umanesimo su cui vogliamo ragionare deve rispondere alla crisi dei legami sociali ed anche alla minaccia ambientale incombente. Fenomeni come il riscaldamento globale, lo scioglimento dei ghiacciai, la ricorrenza di fenomeni meteorologici estremi segnano quanto è minaccioso l'equilibrio uomo-natura. Una nube oscura si addensa sulla stessa riproduzione della specie umana. Umanismo e naturalismo, per appunto, non sono più pensabili separatamente. È urgente sentire voci diverse, richiamare al senso del limite, impedire che i messaggi di intolleranza e di odio diventino la normalità incontrastata. È urgente, insomma, riproporre il problema allo sguardo umano, della dignità e del rispetto di tutte le persone in ogni ambito. Infatti, confrontandomi anche con dei miei coetanei, l'umanesimo che vorremmo che si applicasse di questi tempi è quello della solidarietà e della pace, il saper perdonare dopo i conflitti di varia natura, ricucire le ferite, appassionarsi, vivere serenamente, avere empatia, curiosità e lo stupore di un bambino nello scoprire cose nuove. Si tratta di un progetto umanistico radicale. Esso aiuta anche noi a capire come è potuto accadere che il frutto del nostro lavoro e della nostra intelligenza incombi ad emergersi minaccioso contro di noi. Come sia possibile che gli sviluppi della scienza e della tecnologia ci possano apparire fuori controllo. L'umanesimo ha un atteggiamento ottimistico verso la capacità delle persone, pur non ritenendo tuttavia che la natura umana sia puramente buona o che tutte le persone possano vivere secondo gli ideali umanistici. L'obiettivo finale è la felicità umana, rendendo la vita migliore per tutti gli esseri umani, in quanto specie più conscia, e promuovendo l'interesse per il benessere di altri esseri senzienti.
L'attenzione è sul fare bene e vivere bene qui e adesso, lasciando il mondo con un posto migliore, o perché no? Come afferma il fondatore degli Scout Baden Powell, anche educatore, migliore di come l'abbiamo trovato per chi verrà in futuro e chi se non le generazioni future. I giovani parlano di naturalismo globale e di un nuovo umanesimo cosmopolitico. Tante volte lamentiamo, io per prima, la passività dei ragazzi. Ora c'è davvero qualcosa che si muove, prendiamone atto e assumiamoci le nostre responsabilità. Noi cerchiamo voce nelle manifestazioni come il Friday for Future per denunciare tutto ciò che l'uomo ha demolito o non ha rispetto attraverso la tecnologia avanzata. Io penso che le prime energie sulle quali contare per fare vivere il progetto di un nuovo umanesimo sia proprio le generazioni future. Ovviamente so bene che la ragione consiglierebbe di essere pessimisti, ma qualche volta, ricordiamocelo, c'è anche il diritto e il dovere di tenere l'accento sull'ottimismo della volontà. Insieme si è più forti e si può. Grazie. Che proprio all'interno di un ambiente di questo tipo, di questo progetto, ci condivida questo pensiero, no? E soprattutto se tu stai andando in questa direzione anche nella tua vita, e secondo me ci hai dato degli ottimi spunti che adesso via via riprenderemo.